notando qua tutte le vacche che ci sono, cioè quella tutta bianca, bianca pezzata nera, bianca pezzata rossa, come mai? Sì, noi qua sono tutti di razza Frisona Holstein, 100% in purezza, perché facciamo selezione. Quelle bianche e rosse sono sempre razza Frisone, ma con il genotipo rosso, col mantello rosso, ma sono sempre Frisone uguale alle altre. Cioè quelle tutte nere, tutta bianca. Quelle più nere, ma lì in base al toro, in base alla genetica dell'animale, che vengono pezzate più un po' più bianche e un po' più nere. In base sì, è più portato dal maschio il colore del mantello. E le fecondazioni le fate tutte voi? Le fecondazioni tutte artificiali, ci facciamo i piani di accoppiamento mirati per migliorare sia la qualità del latte che i tratti, diciamo, funzionali dell'animale, quindi arti, piedi, mammelle. Sì, scartate quelli con i difetti. Esatto. E riuscite già anche a selezionare il sesso o no? Sì, noi sulle primipere usiamo tutto 100% seme sessato, quindi con il 90% di probabilità di essere femmine. E sulle vacche, diciamo, primo e secondo parto, sulle migliori che ci interessano più far selezione più velocemente, usiamo anche il seme sessato. Ecco che è arrivato il camion della raccolta latte. Dove lo mandate il latte? Andiamo a vedere. Tutte le mattine si passa il camion a tutta scuola e latte lo compriamo alla parte di latte di cui siamo su vaccino. Quanto ne producete più o meno al giorno? Siamo in questo momento qua, siamo a 90 quintali al giorno. 90 quintali. Pane e salame che ho sentito, facciamo colazione agricola, il pitun de vin. Adesso chiudiamo con il biogas, l'impianto di biogas. Sì, abbiamo un impianto di biogas da 100 kg, adesso andiamo a vedere. Guarda che cielo, che spettacolo, con il mio camion là. Deggio la mula, se qualcuno mi vuole in azienda per documentare altre realtà, per il momento piemontesi, avete solo da contattarmi senza problemi. Sta cosa, quel marchingegno lì, è enorme, parei, perché io vivendo in montagna non li vedo mai sti attrezzi. Sì, quello è un attrezzo per fare le minime lavorazioni. Noi con una passata sola riusciamo a preparare il terreno per seminare. Ah, okay. Sì, quello sminuzza, lavora e spiana il terreno. Ha un nome particolare o? È un nome particolare, si chiama un classico disco combinato. È tipo il bimbi per le donne, esatto, che fa del esatto. Tu. Sì, fa del tu. Quello è anche bello. Sì, sono fra i baracchi. Complimenti, veramente una bella azienda. Bravi voi. La spazzola cosa serve? No, la spazzola uso praticamente tutto il giorno, perché si fanno grattare e si puliscono. E in effetti sono sempre sotto la spazzola, perché è come un massaggio. Come a noi piace farsi massaggiare anche loro. Avete anche gli spruzzi d'acqua? Sì, l'acqua. Sì. In estate abbiamo un impianto di ventilazione e di bagnatura per ovviare. Per rinfrescarle. Esatto, per non perdere la produzione. Sì, sì. Tanto qua mi sono chiesto come mai era luccicante così, e mi dicevi, Bruno, che è marmo? Sì, questo è marmo, il classico serizzo che è posto in mangiatoio per evitare che l'unifid si faccia si attacchi al cemento, che il cemento, essendo abrasivo, si può attaccare più e fermentare più in mangiatoio. In questa maniera qua, essendo il marmo un materiale più fresco,
la miscelata è sempre più appetibile e sempre, sempre fresca anche nei periodi più caldi, quindi d'estate. Sì, perché ho visto anche qualcuno mettere l'inox, però come qua è esposto a, al sud, l'inox prende delle temperature da paura. Esatto, noi con il marmo riusciamo a mantenere la miscelata molto più fredda, perché il marmo è proprio di sua natura una pietra più fredda, quindi hanno sempre alimento più sano per star bene l'animale. Allora, siamo nella zona del biogas. Avanti Bruno, spiegaci. Sì, qui abbiamo un biogas. Praticamente qua chiude il ciclo dell'allevamento. Chiudiamo il cerchio. Con i reflui esotensi, quindi con il nostro... Aspetta un po', ti interrompo, ma lì vedo Civa e Civa, il mio amico, che facciamo il fuorilegge in motoslitta. Sì, sono proprio lui. Che è Cristian. Cioè, sì, siamo sempre a scappare da... dagli enti preposti al controllo. Due avanti. Questo impianto ce l'ha fatto Civa Impianti. Questo è un impianto da 100 kg, produzione gestito interamente da reflui zootensi, quindi dal nostro liquame dell'allevamento, che con un processo di fermentazione riscaldato produce metano che fa girare un motore con una si può vedere la turbina. Qua abbiamo soprattutto un locale tecnico dove tutti gestiamo l'impianto, ovviamente da un PC a un terminale, dove programmiamo tutti il discorso di impiantistica, quindi di carico dell'impianto, in più dove tutto è controllato, la produzione istantanea, le temperature del digestore, i vari livelli del liquame all'interno sia del digestore che dello stoccaggio, e con tutti i report di produzione dell'impianto. Bello, bello, bello. Adesso andiamo a vedere dove c'è il motore, il generatore, e questa è la parte finale dove viene buttato tutto, proprio l'ultimo scarto del letame, che di qua parte e va per concimare i prati, e per le semine e altro. Ecco qua, digestore. Sarebbe praticamente come un enorme... Sì, qua dove avviene la fermentazione del liquame che produce biogas. Infatti si vede all'interno tutte le bollicine e tutto biogas che sta producendo biogas. Questa è la classica fermentazione del liquame che produce biogas. E avete anche una cisterna per il gas o no? No, questo... va direttamente al motore? Sì, la cisterna è il pallone sopra dell'impianto che fa da riserva e va direttamente al motore, che viene dopo un processo di raffreddamento, e dove viene prodotto. Pensavo che ci fosse un serbatoio. Il serbatoio è solo pallone sopra il digestore. Sì, questo qua, quelle cupole che vedete, esatto, nelle campagne, sono tutti impianti di biogas. Esatto. Qua è dove ci sono i raschiatori che arrivano sul porto, praticamente tutto il liquame, diciamo una merda, perché è una merda. E di qua parte nella canaletta. Sì, questo tutto viene convogliato nella dove c'è una pompa che carica l'impianto biogas. Questo è il vascone principale dove arriva il liquame. Questo è quello dell'altra stalla, giusto? Sì. Lì arriva anche il raschiatore e c'è la pompa che sta caricando l'impianto. Ho visto che l'altro giorno c'era uno in un video, mi ha chiesto di fargli sentire il rumore del gavadreggia, quello là, sì, tradizionale. Dobbiamo andare a farlo partire. Peccato, ma a parte che non ci sono odori, la tecnologia non ce lo permette ancora, se lo faremo anche sentire gli odori. Certo, sì. In questo caso di odori ce ne sono forse un po' di meno, perché l'allevamento è tutto aperto. Tutto aperto, così non c'è odore, vero? Saluta i tuoi amici indiani, no? Sì, il nostro collaboratore. Poi gli mandi il video giù agli amici.
Rive Prata, il nostro collaboratore. Ciao ciao! Qua è il John Deere 215 cavalli che sta portando via gli ultimi scarti dal biogas. E ora arriva la parte che ci premia dalla fatica dei video. È ora di colazione. C'è la cosa più bella, paga e salam, la butta di la torta. Alla colazione. Alla fuma colazione. Prima che dite il caos. Allora, con questo chiudiamo il video di oggi dall'azienda Fratelli Tallone. Cin cin, alla prossima. Prossima. Ciao ciao. Fermo da copare salame, vai là giù sui papi, ma... Questo è mio, io qua adesso lo metto a mangiare, eh?